Ho subito per anni dal mio ex compagno maltrattamenti, violenze fisiche e per violenze fisiche mi intendo schiaffi, spintoni, calci, minacce. Ho sopportato, se l'ho fatto per il bene anche e soprattutto di mia figlia. Il mio ex compagno, anziché accettare la fine della nostra relazione, sembra tuttora non disposto ad accettarla e quindi mi assilla con messaggi, telefonate, mi controlla i miei movimenti con la scusa allora di sentire la bambina. La mia bambina nei confronti della quale avrebbe alzato le mani, tanto anche da mandarla al pronto soccorso. Poi invece piano piano ho capito che non avrei potuto continuare in questo modo e a vivere in questa maniera. E si sono risvegliati in me quell'istinto di sopravvivenza e quel senso di dignità che mi è sempre stata negata. Così ho deciso di reagire e ho reagito. Mi sono rivolta a un legale, anche alle forze dell'ordine. Un uomo che maltratta una donna è tenere sotto controllo la vita della donna. E non è giusto. Allora, intanto Alessandro, sei collegato con noi, siamo sconvolti da quello che stiamo ascoltando, violenza sulla donna, anche su questa bambina, purtroppo le è arrivato un ceffone e l'ha mandata in ospedale e nel verbale del pronto soccorso lo hanno scritto. Ora, fra poco ascolteremo questo verbale, intanto Alessandro, buongiorno, buongiorno anche a questa tua ospite, tua testimonianza, immagino che la persona poi vicina sia la sua avvocatessa. Sì, esatto, buongiorno, buongiorno a tutti. Un'ennesima storia di violenza, davvero qualcosa di spaventoso, una storia che preoccupa tanto. Maria è un nome di fantasia per proteggere chiaramente lei e sua figlia. È molto, molto, molto impaurita perché nonostante le tante denunce per maltrattamenti, per minacce, quest'uomo, a quanto racconta Maria, continuerebbe ancora a spaventarla e lei ha paura e chiede aiuto. Quindi ringrazio tantissimo Maria per il tuo coraggio. Avvocato Vigolo, per essere qui, grazie. Maria, a te. Buongiorno a tutti e ringrazio Eleonora per la possibilità che mi è stata data oggi di essere qui. Oggi io purtroppo devo dire ancora che sto vivendo nella paura, nel terrore. Mi sento abbandonata e non capita. Mi sono rivolta, come avete potuto sentire, dalle forze dell'ordine, dalle istituzioni, scusatemi, magari anche la mia voce, ma sono emozionata perché solo a parlarne anche mi ritorna a tutti quei momenti che ho vissuto di paura, di terrore. E purtroppo la cosa che mi rammarica tanto è che ad oggi, nonostante ho fatto tante denunce, non ho avuto nessun riscontro, nessun esito, e per cui chiedo aiuto, voglio giustizia, perché non è giusto che una donna venga sottomessa dal proprio uomo e magari anche appunto di subire, per non rischiare anche di avere ulteriori violenze. Certo. Quindi io per anni ho subito, ho sopportato anche per il bene di mia figlia, che probabilmente questo è stato un mio sbaglio, a sopportare tutto questo tempo. E adesso ho deciso che era ora di mettere fine a questa storia e di vivere in questa maniera, perché ho una bambina piccola di cui ha assistito violenze, sia che le ho vissute io e la bimba era lì presente, e poi qualche mese fa anche la bambina. Quindi io voglio anche mandare un messaggio forte
a tante donne che sicuramente vivono una situazione come la mia, che capisco che comunque fare una decisione del genere di dire basta, metto fine a questa relazione che ho con l'uomo che sto insieme non sia facile, ma bisogna reagire, perché io credo nella giustizia ed è giusto che noi donne non dobbiamo essere sottomesse, perché quando un uomo alza le mani posso soltanto dire che un uomo non ti ama. E qui non è più gelosia, diventa una possessività, che l'uomo vuole impadronirsi della donna, tenerla sotto controllo e come posso dire, proprio sotto una campana di vetro. Quindi la gelosia è una cosa, la possessività è un'altra. Maria, quando è che ti è scattato? E quindi io dico a tutti... Quando è che ti è scattata la forza di dire basta? Quando hai visto che picchiava anche tua figlia? Quando ho visto, sì, soprattutto. Io sono qui per chiedere aiuto perché voglio essere tutelata io e mia figlia. Quando un uomo ha questa violenza, questa rabbia, questa ira che gli scatta dentro di lui, che la butta fuori, non ce l'ha, gli rimane questo vizio di alzare le mani, e lo fa con le donne come lo può fare anche coi figli. Questo è quello che è successo a me, e non posso permettere che, nonostante magari sia anche il padre, che però questa cosa venga lasciata un po' scorrere. Anche sulla donna ovviamente intendo che non è accettabile che un uomo maltratti la donna o i figli con queste violenze, perché alla fine poi subentrano anche delle violenze oltre fisiche anche psicologiche. Guarda, io ti devo ringraziare, Maria. E quindi... Ti devo ringraziare per quello che stai facendo. Guardi, io oggi ovviamente non ci ho messo tutta la mia faccia, perché ripeto, ho una bambina piccola, quindi come ho detto prima io devo salvaguardare anche mia figlia, tutelare anche mia figlia. Però voglio dire, voglio mandare proprio questo messaggio forte alle donne o chi in questo momento, magari ci sono donne a casa che stanno seguendo questa trasmissione, di lottare fino alla fine con tutte le sue forze, perché se io ho questa forza di lottare, lo sto facendo proprio perché forse è la mia bambina che me la sta dando. E quindi voglio che anche le altre donne, lo so che non è facile magari andare in televisione e raccontare la propria storia, diciamo, personale, anche per me non è stato facile. Prima di prendere questa decisione, però ho detto lo devo fare per me, come donna, come Maria, e soprattutto che anche noi donne abbiamo una dignità, ed è qui che dobbiamo farci valere. Non perché sono, noi siamo donne, allora dobbiamo solo subire e basta. No. Adesso lo avete denunciato, io avvocato. Dico, è troppo. Vanna Vigolo, adesso arrivo, Maria, sì, da te, perché poi sì, volevo mandare quel verbale. Sì. L'avete denunciato? Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Sono state sporte numerose denunce e querele. Più di una? Tuttora non ne conosciamo l'esito. Sì, sì, sono numerose. Ma è grave che uno non conosca l'esito. Ma scusa, ma non deve scattare il codice rosso tuttora... su sta robe? Ma scusa, ma... Lei ha perfettamente ragione, ma l'iter evidentemente è più difficoltoso e molto meno snello di quello che sta scritto nella norma. No, scusatemi. Allora, l'iter del codice rosso, che entro 3 giorni si interviene su un fatto di violenza domestica.
O è così, o allora non sta funzionando il codice rosso. Funzionando. Morello, scusate. A livello normativo, ha ragione l'avvocato, c'è un enorme divario tra ciò che la legge promette, probabilmente perché era anche una legge da campagna elettorale, non abbiamo paura di dircelo, e ciò che in realtà è effettuato. Pensa che lo scorso anno in Italia sono morte 110 donne, di cui 68 sono state uccise dall'ex coniuge o dal compagno attuale. Il codice rosso, così come l'aggravante per il femminicidio, sono delle belle parole di cui molti politici si sono riempiti la bocca, e poi purtroppo non c'è neanche in realtà, a livello di sconto di pena, l'aggravante poi su quello che si va a scontare rispetto a un omicidio tra virgolette normale, ordinario, posto che un omicidio normale non è mai. E poi c'è un altro dato importante, quello che dice la signora Maria, a cui va il nostro più profondo ringraziamento. In Italia abbiamo ancora una mentalità molto retrograda. Pensiamo che la riforma del diritto di famiglia è solo del 1975. Fino al 1975 nel nostro paese esisteva il delitto d'onore, dove una donna che veniva scoperta a tradire il marito poteva essere uccisa senza che lui scontasse nessun tipo di pena. Il 1975, signori, è ieri. Questo significa che noi, anche a livello sociale, con i nostri vicini, nel nostro paese, noi ci vergogniamo di denunciare queste violenze. Ecco, signora Maria, basta, lei ha detto ho sopportato per il bene di mia Barbara. Figlia, lei si è resa conto che sopportare male non è mai scusatemi, un bene. Scusatemi, com'è possibile che davanti a un fatto abbiamo anche il verbale del pronto soccorso? Guarda, non lo mando perché voglio tutelare infuriata. In tutto questa minore, infuriata. Però mi chiedo com'è possibile che davanti a numerose denunce, davanti a una bambina che è stata massacrata di botte da il padre, non si attivi il codice rosso. Eleonora, e questa donna ancora non sappia nulla di come sono andate queste querele. Non è possibile. Non è possibile, Eleonora. Io continuo a sentire queste cose e sono infuriata, perché il terrore, la paura che si legge e che emana Maria, e che è lecita, sacrosanta, per cui noi siamo qui a dire: Maria, trova il coraggio di venire a denunciare le istituzioni dove stanno. Lo Stato dov'è? Dove sono le lavorazioni delle denunce? Fabio Roia, che è il giudice femminista, ha sempre detto che una delle cause di morte delle donne sono le non lavorazioni delle denunce, e anche se c'è il codice rosso, se non viene attivato subito, cioè non può essere a coscienza soggettiva di chi riceve la denuncia. Devono essere meccanismi che partono, si innestano subito e vengono lavorati subito. Scusa.